Riferisce l'Evangelista Giovanni che Maria di Magdala, con le altre donne venute al sepolcro per completare l'unzione del corpo di Gesù, lo trovano vuoto e rimangono esterrefatte. Corrono ad avvertire Pietro e Giovanni, che accorrono. Vedono anche loro il sepolcro vuoto, non capiscono e se ne tornano turbati a casa. Maria di Magdala invece resta presso il sepolcro piangente. Ed ecco alle sue spalle qualcuno. Maria crede che si tratti del giardiniere, ma poi ne sente la voce. È Gesù a chiamarla. Maria. Lei lo riconosce e gli risponde: Rabbi, cioè maestro. Gesù le parla e la invita ad andare dai suoi fratelli, dai discepoli, e di recare loro la notizia della sua resurrezione. Gli evangelisti Matteo, Marco e Luca riferiscono anche loro sullo stesso evento. Scrivono che le donne entrano nel sepolcro vuoto e vi trovano un angelo. «Voi cercate Gesù di Nazaret crocifisso?» chiede loro l'angelo. «Egli non è qui, è risorto. È risorto dai morti», sottolinea Marco. «È risorto come aveva detto». Riferiscono ancora i tre evangelisti che l'angelo aggiunge: «Egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi aveva detto». L'evangelista Luca riferisce ancora un particolare. L'angelo chiede alle donne: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Ricordate quello che vi ha detto quando era in Galilea. Il figlio dell'uomo deve essere consegnato in mano dei peccatori ed essere crocifisso, e al terzo giorno risusciterà». E così è avvenuto. Dopo questi fatti, come riferito dagli evangelisti, furono molti quelli che videro Gesù, che ne toccarono il corpo, che mangiarono con lui. San Paolo, nella sua prima lettera ai cristiani di Corinto, scrive: «Gesù, dopo essere risorto, apparve all'apostolo Pietro e poi agli altri apostoli, e in seguito apparve ad oltre 500 fratelli in una sola volta, e molti di questi sono ancora in vita. Apparve anche a Giacomo e poi anche a me, il minimo degli apostoli». E per alcuni che dubitano della resurrezione di Gesù, aggiunge: «Ma se Cristo non fosse risorto, sarebbe vana la nostra fede. Cristo invece è davvero risorto dai morti. E quando sarà il tempo, anche per noi squillerà la tromba e i morti risorgeranno incorruttibili. Noi saremo trasformati, il nostro corpo mortale sarà rivestito di immortalità e si compirà così la parola della Scrittura». La resurrezione di Gesù è quindi anche promessa di resurrezione e di salvezza per ciascuno di noi. Parola di Dio.